Proviamo con le lezioni per il corso di ottimizzazione strutturale che abbiamo introdotto ieri con le lezioni del professor Pontempi, organizzatore di questo corso, e del collega Francesco Petrini. Io oggi vorrei dedicarmi ad alcuni aspetti qualitativi, mi riallaccio alla lezione di introduttiva che ha fatto ieri il professor Pontempi, che sono legati alla progettazione e l'utilizzo del software, in particolare il software d'ottimizzazione, ma in senso lato l'utilizzo del software nella progettazione strutturale da un lato e progettazione in senso ampio tout court, quindi la progettazione architettonica. Iniziamo. Vede? A casa no, però deve condividere lo schermo. Ok. Aspettate solo un attimo e condividiamo lo schermo. Hai già iniziato la registrazione? Bene, ora si vede? Si vede lo schermo? Parlate perché la chat non riesco a vederla mentre sono in Grazie. collegamento. Sì, si Da vede lo casa schermo. intendo, mandateci un feedback. Ma noi non li sentiamo loro. Esce l'audio, esce dal suo computer. È molto basso, Fabrizio. Però preferirei averlo. Così, se c'è qualcosa su cui vogliono intervenire, boh. Diciamo che io sono una boomer, come dicono i miei figli in modo spregiativo, quindi ho difficoltà con gli avanzamenti tecnologici. Non esagerata, ma insomma, un certo livello di difficoltà effettivamente lo subisco. Ora ho perso la visualizzazione, quella. Ok. Ctrl Bene. Allora, e questi come li tolgo? Così. trattino, sì, trattino. Li facciamo più piccolini. Opere d'architettura, criticità e vantaggi dell'approccio matematico-numerico. Voglio iniziare con il presentarmi, se poi naturalmente queste diapositive ve le forniremo come materiale. E sono professore di scienza delle costruzioni, e mi occupo di dottorati internazionali e sono coordinatore di questo corso di dottorato, molti di voi lo sanno, ma insomma. E voglio anche presentarvi il mio gruppo di ricerca, l'attuale gruppo di ricerca dove ci sono diversi ricercatori di università anche straniere, e ci sono in particolare, vedete, Marco Pingaro che ci ha assistito in tutte queste e ci assisterà in tutte queste sedute. C'è anche Marco Colatossi, che è uno dei nostri nuovi dottorandi, poi collegato c'è Bledi Annela e altri colleghi di altre, diciamo, ricercatori di altre università, come Nicola Sfantuzzi, che segue da vicino tutte le nostre attività. In particolare il mio gruppo di ricerca, vedete qui il titolo, si occupa fondamentalmente di Mechanical Modeling of Complex Materials. Questi sono i temi sui quali, diciamo, ai quali dedichiamo la nostra principale attenzione, la caratterizzazione costitutiva di materiali, diciamo, in senso lato con microstruttura, e aspetti computazionali che riguardano strutture e materiali compositi, murature e altro. Oggi però sono qui per parlarvi di un tema che mi è molto caro e che, diciamo, in parallelo porto avanti da sempre, fondamentalmente, comunque da tanti anni, e al quale ho dedicato tante conferenze, diciamo, relazioni internazionali, delle quali vi darò pure notizia. E il tema è il seguente. Come dicevo, introdotto dal professor Bontempi, quindi abbiamo in questo elaborato una particolare sintonia.
La concezione strutturale in architettura. E in particolare quello che diciamo, la mia attenzione è focalizzata sulle relazioni tra l'arte del costruire, perché costruire un'arte l'avete già visto nelle parole di Pierluigi Nervi, che lo stesso professor Bontempi ha citato ieri, la meccanica delle strutture, la matematica e la progettazione architettonica, che oggettivamente non può considerarsi indipendente da questi altri aspetti. E il focus, l'attenzione, la voglio focalizzare soprattutto sul ruolo della concezione strutturale nell'era del digital design. Cosa significa in un periodo in cui c'è una diffusione quasi incontrollata di utilizzo di software anche nella progettazione e non solo nella progettazione strutturale, ma anche e soprattutto nella progettazione, appunto, tout court, come dicevo prima, generale di software, e che controllo se ne fa e che uso se ne fa, perché è imprescindibile ormai l'utilizzo del software ai fini della progettazione, che uso se ne fa e quali sono le conseguenze in termini di realizzazione dell'opera, quella che io chiamo etica costruttiva, tectonic ethics, e questi sono i temi sui quali, diciamo, voglio concentrarmi. Naturalmente, in particolare, voglio capire se nell'era della, diciamo, nell'attuale contesto dominato dalla digitalizzazione, quindi nell'attuale contesto elettronico e anche, diciamo, l'epoca della comunicazione virtuale e l'era delle architetture che vengono chiamate non lineari, virtuali, decostruite e tanti altri termini che sono dei sinonimi di questi che ho già indicato. Vorrei capire se in questo ambito, naturalmente utilizzando il software perché non possiamo prescindere, l'architettura può conservare un'etica tettonica, nel senso etimologico del termine, cioè un'etica costruttiva. Come è possibile controllare il grande bagaglio, il consistente bagaglio di conoscenze computazionali per poter fare il miglior uso di questo? Questa frase poi la richiamerò in chiusura perché è un problema che si è posto, per esempio, intorno alla metà degli anni 50, 1950, Margaret Heidegger si poneva il problema della questione della tecnica e di come l'uomo doveva in qualche modo fare uso allora si parlava di tecnica nel senso di crescente tecnologia, poi qui vedremo i dettagli di cosa intendo per tecnica, per tecnologia, per technique, uso un termine inglese diciamo, indicare la strumentazione che viene utilizzata, quindi nella fattispecie il software per poter progettare, per esempio, nuove forme. Insomma, il tema che si poneva ed era molto dibattuto all'epoca, ma naturalmente è molto dibattuto ancora oggi, di come si possa avere il controllo della strumentazione per poterlo dominare. E diciamo, la proposta, il mio punto di vista, insomma, quello che voglio in qualche modo segnalarvi è, nell'ambito di questo corso che è specificatamente dedicato all'ottimizzazione strutturale e quindi anche al software che viene utilizzato per l'ottimizzazione strutturale, uno dei modi per poter progettare strutture che poi sono realizzabili e costruibili può essere quello dell'uso sapiente delle procedure di ottimizzazione strutturale. Avete avuto stamattina un diciamo, intervento del professor Bontempi in cui sono stati mostrati fondamentalmente le procedure che vengono utilizzate con finalità progettuali. Avete visto anche aspetti diciamo, di dettaglio. E ora io voglio in qualche modo indicare che questo è uno dei modi per poter utilizzare il software per progettare strutture che per loro natura sono resistenti per forma e che differentemente dall'utilizzo di software di tipo soltanto con connotato geometrico possono in qualche modo
essere di supporto per l'invenzione o comunque la creazione, la progettazione di, metto tra molte virgolette, nuove forme. L'uso ottimale del design, diciamo, del progetto per mantenere il controllo strutturale nella generazione di nuove forme e in definitiva per rispettare quelli che sono i punti fondamentali della triade vitruviana. Scusa Marco, ma questo non si può togliere sto fastidio qua? Ora, questi sono temi che i miei studenti conoscono perché in apertura di corso di scienze delle costruzioni generalmente faccio, dedico una prolusione anche abbastanza accurata su queste tematiche. Oggi qui l'attenzione è un pochino più su aspetti che magari nel corso di scienze delle costruzioni non vengono affrontate, diciamo. Piacere, diciamo, ho ricevuto con piacere l'invito del professor Brontempi a preparare questa lezione proprio per dare, per avere, diciamo, la considero un'opportunità per trasmettere queste che sono appunto conoscenze o comunque riflessioni sulle quali da anni mi dedico in parallelo alla mia attività principale. Questo qua, dicevo, questo pezzettino schemino nero lo posso spostare. È già qualcosa. Va bene. Allora, è perché vedi questo pure, non si riesce a vedere bene tutta la diapositiva. Casa la vedono tutta. A A casa sono la vedono tutta, sono fortunato. casa vedono? Quindi sono io che sono invalidata da questo, però pure questa potrei ridurla di icona, no? Dà abbastanza fastidio. Comunque, volevo citare un grande progettista che mi piace definire come progettista non di strutture, perché la sensibilità architettonica di questo ingegnere è decisamente elevata per chiunque abbia avuto modo di conoscere le sue opere. Si chiama Eduardo Torroca. Adesso nella Scuola Politecnica di Madrid c'è una fondazione che è dedicata proprio alla figura di questo importante ingegnere del Novecento, che al pari, ma forse addirittura ancora di più rispetto al nostro Pierluigi Nervi e altre persone che in qualche modo, diciamo, delle quali parlerò oggi, ha affrontato da un punto di vista anche filosofico, il tema della progettazione in senso ampio e non soltanto strutturale. Allora, il suo punto di vista lo chiamava, diciamo, la giusta causa. Qui cito le parole di uno che è stato uno dei miei maestri durante il periodo di formazione dottorale, che è Edoardo Benvenuto, che purtroppo non è più tra noi, ma insomma ha inciso profondamente nella cultura che io sono riuscita a maturare in questi anni di esperienza. La giusta causa di Torroca riguardava la ricerca di una filosofia delle strutture tesa a discernere la ragione e l'essenza del comune oggetto del lavoro dell'ingegnere e dell'architetto. C'era già nella sua mente, che era comunque una mente aperta verso la progettazione architettonica, questa idea della sincronicità del lavoro dell'ingegnere e dell'architetto, e chiunque abbia esperienza progettuale sa, appunto per esperienza diretta, che la fusione di diciamo, di queste diverse competenze sicuramente può produrre dei risultati che sono validi anche nella storia dell'architettura, li possiamo anche ripercorrere ed osservare con maggiore dettaglio. Il ruolo degli aspetti quantitativi nella meccanica delle strutture è volutamente ridimensionato nella mentalità di ingegneri di questo tipo, al fine di scongiurare il pericolo, e anche Nervi era molto attento a queste problematiche, come ieri avete visto nella lezione che vi è stata presentata, per il pericolo che il calcolo domini il processo progettuale spegnendo il momento intuitivo dell'ideazione. La cultura del progetto in qualche modo contrasta quella che è la cultura della verifica.
Naturalmente io voglio mostrare degli elementi di criticità perché ci sono degli ingegneri che vi presenterò nel corso di questa lezione, per esempio Sergio Musmeci, che è stato un collaboratore di Pierluigi Nervi più giovane, ha lavorato per tanti anni nel suo studio di progettazione e aveva un approccio, una concezione strutturale interamente diversa. Questo testo di Edoardo Troca, che è stato tradotto e riporta la prefazione di Edoardo Benvenuto, ve lo consiglio perché dal punto di vista proprio delle tematiche che riguardano la filosofia del progettare, in particolare del progettare le strutture, è fondamentale. Poi qui ci sono altri riferimenti bibliografici sui temi che sono in qualche modo connessi. Nell'ambito della progettazione strutturale, come pure nello studio della scienza delle costruzioni o comunque delle discipline scientifiche, in particolare dentro le facoltà di architettura, si tratta sempre di coniugare quello che è il linguaggio architettonico, anche costruttivo, che è legato agli aspetti essenzialmente qualitativi e anche tecnologici, se volete, e quello quantitativo della meccanica delle strutture, che naturalmente procede soprattutto diciamo, dal 1800 in poi, da quando diciamo, la disciplina della la teoria dell'elasticità è diventata il punto di riferimento dell'ingegnere formato di diciamo, generazione d'età moderna. In poi. Iniziamo con il definire la struttura e nel definirla voglio richiamare l'accezione del termine che è originariamente di Vitruvio, architettonica. Una struttura è l'assemblaggio di solidi concepito per sostenere dei carichi, o più in generale per svolgere le funzioni per le quali la costruzione stessa è stata realizzata. Nel linguaggio architettonico moderno, avete visto il mio gruppo di ricerca che si occupa di problemi legati alla microstruttura dei materiali, il termine struttura viene utilizzato per indicare naturalmente la parte resistente della struttura, cioè l'ossatura portante, che dipende dalla particolare tecnologia usata. Qui vedete opere di architettura, vedete opere di costruzioni, di muratura, in cemento armato, in acciaio. Ma nel linguaggio contemporaneo, stavo anticipando, il termine viene anche esteso nella direzione delle scienze naturali per indicare l'organizzazione fisica interna della materia e le strutture naturali. Naturalmente, strutture nella nostra concezione sono anche le murature, per esempio. Le murature che hanno una struttura interna e l'attenzione delle persone che si occupano di modellazione meccanica di questo tipo di materiali è particolarmente dedicata all'individuazione della struttura interna che possiamo convenzionalmente chiamare microstruttura e che ha un connotato squisitamente, fondamentalmente geometrico. Ma quello che voglio presentare qui è una, chiamiamola, concezione strutturale più ampia. E per farlo utilizzo le parole di Leon Battista Alberti, che mi sembrano sufficientemente esaustive. Il modo di eseguire una costruzione consiste tutto nel ricavare da diversi materiali disposti in un certo ordine e congiunti ad arte una struttura compatta e nei limiti del possibile integra ed unitaria. Si dirà integro unitario quel complesso che non contenga parti scisse o separate dalle altre o fuori del loro posto, bensì in tutta l'estensione delle sue linee dimostri coerenza e necessità. Ecco, su questi termini voglio insistere proprio perché le architetture di cui vi parlavo, che sono generate dall'utilizzo di software, spesso questi principi di coerenza e necessità li disattendono e quello che vedremo, le conseguenze da un punto di vista costruttivo, poi diventano importanti e in alcuni casi estremamente dannose. Quindi bisogna ricercare nella struttura quali siano le parti fondamentali, quali il loro ordinamento, quali le linee di cui si compongono. E qui siamo nel De re edificatoria di Leonardo, vedete 1400, alla fine del 1447. Sulla stessa linea, molto più recentemente, possiamo trovare
in sintonia, pensieri, ci sono delle opere che sono citate qui, erano anche citate nella diapositiva precedente, di grandi progettisti della storia, comunque dell'età contemporanea, come Le Corbusier. Anche Le Corbusier ha tutta la sua attività, ha finalizzato tutta la sua attività nella necessità di riconoscere, e nel suo caso lui citava addirittura proprio direttamente il pensiero matematico, la presenza di una realtà, di una legge di infinita risonanza, consonanza e ordinamento. Poi ci sono grandi studiosi della teoria del restauro, che sono degli studiosi che possiamo collocare in un ambito filosofico-linguistico che si chiamava strutturalismo, in cui si parla sempre, come Leon Battista Alberti, di principio interno regolatore, e poi un grande progettista dell'età contemporanea che è stato fondatore della facoltà d'architettura, nella quale, tra i fondatori, insomma, della moderna facoltà d'architettura dove siete ospitati oggi, che è Ludovico Quaroni, per il quale un progetto buono è una struttura, cioè un insieme al quale non può essere aggiunto, tolto, sostituito nulla, senza la perdita dell'unità, e su Quaroni tornerò anche per il commento di altre opere più avanti. Il suo volume, Progettare un edificio, sono 8 lezioni d'architettura del 1977, ha dei tratti di attualità che veramente mi impongono di suggerirvi la lettura se siete interessati ad aspetti di carattere progettuale. E poi un grande maestro scomparso. Purtroppo, nel periodo più drammatico della pandemia, ed è Vittorio Gregotti, e le cui riflessioni e le cui parole accompagnano e confortano qualsiasi tecnico, fondamentalmente progettista, che si voglia occupare di creazione di nuove forme o di, insomma, comunque di progettazione, di invenzione dello spazio, perché poi l'architetto in effetti è un inventore ed organizzatore dello spazio. Il destino, il lavoro d'architettura è il lavoro del costruire e dell'ordine. Vedete, sono tutte figure che si richiamano al pensiero di coerenza e necessità che Leon Battista Alberti nel Rinascimento ha introdotto. Bene, tornando alla triade vitruviana e quindi ritornando al messaggio fondamentale di Vitruvio, possiamo sempre ricordare che architettura nascitur ex fabrica e ratiocinazione. E ieri il professor Bontempi citava Bruno Munari, che comunque fa parte della struttura di questa lezione, in cui proprio richiamandosi alla necessità di tener conto di tutti gli aspetti che nella triade vitruviana erano contemplati, e vi ricordo la firmitas, la venustas, che è l'estetica, la firmitas naturalmente è la prestazione, è l'aspetto, diciamo, di solidità strutturale, la venustas, che è l'aspetto estetico, e l'utilitas, che è l'aspetto funzionale, sono tutte componenti che devono nella stessa misura integrarsi e concorrere alla definizione di un'opera finale. Bene, richiamando questo principio, diciamo, di architettura nascitur ex fabricat ratiocinazione, la creatività non è riferibile in modo, diciamo, diretto all'invenzione, tra virgolette, del genio romantico ispirato. La creatività, come diceva Bruno Munari, non vuol dire improvvisazione senza metodo. In questo modo si fa solo della confusione e si illudono i giovani a sentirsi artisti liberi e indipendenti. La serie d'operazioni del metodo progettuale è poi fatta di valori aggettivi che diventano strumenti operativi nelle mani di progettisti creativi. Quindi non è che uno se viene ispirato, illuminato e inventa. No, l'invenzione creativa si può sempre sostenere che è favorita dalla considerazione di vincoli.
I vincoli possono essere di varia natura, possono essere i vincoli effettivi, per esempio la destinazione d'uso, l'area nella quale si deve progettare, i vincoli di tipo strutturale, e poi possono anche essere dei vincoli che sono dei vincoli di impostazione, metodologici. Ecco, dal superamento dei vincoli spesso l'invenzione creativa trae origine e può essere sviluppata. E prima di andare avanti, volevo, poiché avevo introdotto il discorso della fusione tra gli aspetti qualitativi e gli aspetti quantitativi, voglio citare un altro grande pensatore, ingegnere e strutturista con capacità architettoniche di indiscusso livello, che è Sergio Musumeci, l'ho già introdotto, che riteneva quanto vi sto per riferire. Grazie al suo carattere operativo, e ritorno alle parole di Bruno Munari, l'architettura rappresenta un terreno ideale per un incontro fecondo tra le due culture, ancora troppo separate da apparire spesso come espressione di due diverse civiltà. Ecco, lui sentiva la necessità di ricucire, tra l'altro Musumeci era anche un grande studioso di matematica e fisica, prima di essere un ingegnere, e dunque le sue conoscenze, che poi alla fine effettivamente costituivano un bagaglio vasto di carattere filosofico, in qualche modo lo guidavano nella sua produzione, che poi velocemente vedremo anche insieme. Ora, non voglio, diciamo, allargarmi troppo, dei componenti che entrano all'interno di un progetto di architettura sono tante, sono tutte le materie che poi vengono insegnate nelle facoltà di architettura e che riguardano la matematica, la meccanica, il disegno, la storia dell'architettura, la costruzione nel senso della tecnologia. Ecco, l'architetto, a mio avviso, deve lavorare conoscendo tutti questi strumenti come un direttore d'orchestra, nel senso che deve avere la competenza per poter suonare tutti gli strumenti nelle varie discipline che ho elencato e poter coordinare. Se l'architetto o comunque il progettista rinuncia a questa funzione, verrà soverchiato da qualsiasi altro tipo di specialista. Perché lo specialista magari riesce ad approfondire meglio i singoli temi, diciamo meglio perché ha una preparazione appunto di tipo più orientata e più specialistica. E quindi il dialogo con i vari musicisti deve essere quello, il punto di vista deve essere quello di un direttore d'orchestra. E qui vedete immagini da, diciamo, grandi direttori d'orchestra che sono appunto Pierluigi Nervi, Sergio Musumeci e altri. Ora, l'aspetto che a me preme molto, perché di questo mi occupo da una vita, è il significato dell'insegnamento delle discipline, tra virgolette, scientifiche dentro le facoltà d'architettura, per esempio. Ma naturalmente questo può anche essere un discorso ampliato verso i corsi che sono corsi di ingegneria e di architettura. E queste, diciamo, l'utilità la voglio, diciamo, sintetizzare in questi due punti. Uno, che chiamiamo dimensione costruttiva, cioè la concezione strutturale, in senso completo, come presupposto linguistico del processo compositivo. Ecco, questo è un aspetto fondamentalmente tecnologico. Se sceglie di progettare o comunque di utilizzare il linguaggio del cemento armato, si sceglie di utilizzare il linguaggio delle strutture in acciaio, si sceglie di utilizzare il linguaggio delle strutture in materiali compositi innovativi, insomma, è una componente sostanzialmente tecnologica. E che dire di quella che invece chiamo o possiamo chiamare dimensione matematica? È un pochino più complicato capire le relazioni e comunque l'influenza che la dimensione matematica può avere nella progettazione, e sicuramente ha un ruolo formativo e metodologico, perché l'utilizzo dei modelli meccanico-matematici fondamentalmente a quello porta. Si tratta di capire su questi due filoni come ci si è
mossi, per esempio nel passato. Questo semplicemente per chiarire cosa intendo dire con queste due componenti che lasciatemi chiamare per distinguerle, tecnologica e meccanico-matematica. Qual è il ruolo delle conoscenze? Per esempio, le conoscenze specifiche matematiche per la realizzazione di forme, nuove forme dell'architettura e in particolare nel fare questa operazione molto velocemente mostro quelle che sono le origini di quello che noi oggi chiamiamo ottimizzazione strutturale. Allora, in particolare, diciamo che il bagaglio di conoscenze sia tecnologiche che scientifiche in qualche modo si è integrato in modi, diciamo, in modi sempre differenti nella storia dell'architettura ed ha contribuito a delineare quella consapevolezza capace di condizionare in modo significativo il processo progettuale e dunque il risultato finale. E in diverse situazioni nella storia dell'architettura e più specificatamente nella storia delle costruzioni si può vedere che c'è un diverso equilibrio tra le componenti della triade vitruviana, che vi ricordo utilitas, firmitas e venustas, e gli effetti che poi hanno avuto nella realizzazione delle opere, quella che poi a me piace definire etica della costruzione, nelle varie epoche sono stati differenti. Allora, facendo, diciamo, dei salti, perdonatemi la semplificazione, ma insomma quello che è il concetto che voglio mostrare, spero sia chiaro. Per esempio nell'antichità, fino al Medioevo, quello che possiamo riscontrare in tutte le opere d'architettura e anche quelle imponenti, quelle diciamo maggiormente significative, lì vedete riportato il Pantheon in una di queste immagini, l'aspetto tecnologico, l'aspetto relativo al materiale era quello dominante e lo è stato per diversi secoli. La concezione, diciamo, il linguaggio delle strutture era spesso dominante in tutte le opere che possiamo esaminare, e nella fattispecie nelle opere, per esempio, voltate. Qui ho riportato il Pantheon, ma non soltanto il Pantheon, vedete anche sulla destra c'è la cattedrale di Amiens, uno degli esempi più significativi dell'architettura gotica dell'area occidentale dell'Europa. Il linguaggio strutturale, spesso espresso, diciamo, spesso utilizzato con delle finalità di tipo celebrativo, era sempre al servizio delle, chiamiamole così, necessità funzionali, quelle che il Vitruvio chiamerebbe utilitas. E l'aspetto caratterizzante è che tra la concezione, quindi il progetto, chiamiamolo così, e la realizzazione non c'era distacco, non c'era dicotomia. Comunque quello che, diciamo, l'opera che veniva concepita poi era quella che veniva realizzata, proprio perché la influenza della dimensione che ho chiamato tecnologica è quella, diciamo, significativa. Qui vedete alcune immagini che rappresentano opere del 1500 a.C. Sono delle opere nella zona del Peloponneso, qui siamo a Tirinto, qui siamo a Micene, qui siamo in Sardegna, sono dei nuraghi. E vedete, sono delle costruzioni, tra l'altro anche da un punto di vista strutturale estremamente ardite, sono quelle costruzioni che si chiamano pseudocupole, e sono pseudocupole che funzionano in modo differente rispetto alle costruzioni voltate, perché il tipo di trasmissione di forze all'interno di queste strutture è una trasmissione di forze verticali e di momenti, per
mentre nelle strutture voltate ci sono trasmissione di forze con componente orizzontale, dunque spingente. Queste sono comunque delle strutture, la tomba d'Agamennone a Micene, siamo al 1250 a.C., comunque sono delle strutture che hanno una fondamentale caratterizzazione che sono e dipendono fortemente legate alla scelta della tipologia costruttiva, che in questo caso è la muratura a blocchi. Ora, nelle architetture del passato, anche quelle più diciamo ardite da un punto di vista formale, come per esempio le grandi terme, questo diciamo c'è un'immagine delle terme di Diocleziano, ma insomma il Pantheon l'abbiamo già segnalato. La matematica, il linguaggio matematico era essenzialmente tipo geometrico. Quanto fosse conosciuto, insomma, su questo ci si potrebbe dedicare un'intera vita a comprenderlo, però, insomma, l'aspetto fondamentale è che questo supporto geometrico era concepito in modo quasi intuitivo, era un punto di partenza. La matematica non erano i calcoli laboriosi dei quali diciamo Torroca e Nervi si lamentano, ma era la geometria, ed era una geometria di tipo operativo, perché poi portava alla realizzazione di forme anche ardite. E la possibilità di realizzare queste forme ardite, guardate qui c'è un'immagine del vestibolo della Valle dell'Oro a Villa Adriana, una zona che sta diciamo nei dintorni di Roma. E qui addirittura la proprietà tecnologica, che era quella del materiale del calcestruzzo romano, che ha delle proprietà coesive, che i romani avevano scoperto avere delle proprietà estremamente coesive dovute alla presenza della pozzolana, l'arena fossica, che appunto è all'interno del calcestruzzo romano qualcosa che agisce non come un inerte, ma come un materiale che ha, diciamo, una interazione chimica. Beh, insomma, la fiducia nelle possibilità tecnologiche di questo materiale li portava a realizzare anche delle volte, non soltanto come quella del Panteo, che ha 43 metri di diametro, e se lo confrontate con la cupola di San Pietro, so, è addirittura più grande, di 3 centimetri, mi pare, ma anche a concepire strutture con la concavità rivolta verso l'alto. Bene, il motto che può caratterizzare questo periodo è: il materiale impone la forma, cioè la scelta tecnologica che determina la forma, e non c'è distacco tra l'ideazione e la realizzazione. Andiamo avanti pure negli anni. Queste l'ho già mostrate, ma insomma ve le riporto nel dettaglio, sono le grandi cattedrali gotiche. Qui a destra c'è la cappella del King's College. Diciamo che in questa fase la dimensione è squisitamente tecnologica. Passiamo al Rinascimento e all'età moderna, e in questo ambito vi ricordo che Leon Battista Alberti l'ho citato per i principi di coerenza e necessità. Inizia ad essere introdotto il disegno, cioè il paradigma della costruzione diventa il disegno. Oh, e questo significa che le regole della divina proporzione sono quelle che governano il processo progettuale, e queste regole della divina proporzione non sempre conducono alla realizzazione di strutture ottimali dal punto di vista statico, strutturale. Per esempio, Leon Battista Alberti riteneva che la forma migliore di arco, da un punto di vista costruttivo, secondo lui, fosse la forma semicircolare, ma poi le conoscenze in materia di archi e gli studi sulla catenaria, che appunto sono studi di ottimizzazione, come vi mostrerò tra breve, hanno portato a considerazioni comunque completamente diverse. Allora, in questo periodo l'aspetto costruttivo viene subordinato a quello progettuale, insomma la dicotomia tra la realizzazione e l'ideazione, tra l'ideazione e la realizzazione, nasce qui. Questo è un distacco di cui ancora adesso si pagano le conseguenze, e che comunque effettivamente trae origine dallo sviluppo del progetto in termini geometrici.
Quindi qui il materiale, la tecnologia non c'è più. Diciamo, la scelta tecnologica avviene in una fa diciamo, fase successiva. Sono fasi diacroniche e spesso c'è distacco tra l'ideazione e la realizzazione, ma questa, delle conseguenze di questo distacco, ne parliamo, diciamo, ne subiamo adesso più drammaticamente gli effetti. La geometria continua ad essere l'aspetto, diciamo, principale delle conoscenze, chiamiamole conoscenze in termini matematici. Qui ci sono degli studi di Leonardo sulla stabilità delle volte. E quello che effettivamente vale la pena di osservare è lo scollamento tra la forma e la struttura. Andando un poco più avanti, siamo arrivati all'età barocca. E i costruttori barocchi erano, diciamo, molto sensibili alle prestazioni strutturali e uno storico dell'architettura che studia le cupole di Borromini ha definito questo termine che a me sembra estremamente convincente, quindi lo utilizzo in tutte le occasioni in cui riscontro questo, diciamo, l'importanza di questo approccio, la geometria operativa, cioè si usa la matematica in termini di geometria per progettare forme, per inventare forme. E qui vedete le planimetrie della chiesa Santiva alla Sapienza e Borromini, che è l'architetto di Santiva alla Sapienza, definiva questi diciamo, disegni progettuali che poi hanno condotto alla realizzazione di una struttura così straordinaria come appunto la chiesa di Santiva alla Sapienza, li definiva esercizi di matematica pratica. Quindi, a differenza del periodo rinascimentale, qui la geometria comincia ad avere un connotato più strutturale, significativo, tecnologico. Anche Guarino Guarini, qui ci sono degli studi che aveva fatto una mia laureanda anni fa sulla cupola di San Gaudenzio, di San Lorenzo, scusate, a Torino. E Guarino Guarini, per chi ha studiato storia dell'architettura, sa che comunque era un architetto che fondamentalmente conosceva, era anche un matematico, ma lui non usava la matematica la matematica nel senso del calcolo differenziale, del calculus, quindi l'analisi differenziale per la progettazione strutturale. Aveva un approccio geometrico, è un approccio geometrico esattamente come Federico Bellini l'ha definito operativo, cioè costruttivo. Non c'era il linguaggio della matematica dentro. Naturalmente qui il linguaggio matematico comincia nei secoli a svilupparsi. Vedete riportati i testi fondamentali dell'analisi matematica del calculus, ci sono le opere di Cartesio. E siamo 1600, le discorso sulla metodo del 1637, e poi ci sono i lavori di Newton, di Leibniz, fino ad arrivare alle formulazioni diciamo moderne di Lagrange sulla meccanica analitica. Insomma, non voglio dimenticare naturalmente Galileo, che però si riferiva nelle sue. Galileo è considerato, diciamo, giustamente il padre della disciplina scienza delle costruzioni, anche perché è a lui dovuta l'introduzione di modello meccanico di trave che poi adesso noi studiamo e proponiamo ai nostri studenti, ma anche perché gli studenti di scienza delle costruzioni lo sanno, in qualche modo ha mostrato come si può. Come diciamo, si può risolvere un problema iperstatico introducendo il concetto di deformabilità, ma insomma non voglio uscire dal tema. Torniamo sulla questione della meccanica analitica. Da un certo punto in poi il linguaggio delle strutture comincia ad essere il linguaggio del calcolo differenziale. La potenza degli strumenti del calcolo differenziale a quest'epoca ancora non era nota. Non venivano utilizzati per progettare,
E quindi il problema della laboriosità dei calcoli di cui appunto Nervi si lamenta ancora non era nemmeno contemplato. Ci volevano ancora secoli prima che la potenza della meccanica analitica fosse utilizzata per le costruzioni. Però qui vedete una delle prime figure che riguardano appunto forme ottimizzate. La figura è quella della configurazione d'equilibrio di una fune. La catenaria e la configurazione d'equilibrio di una fune, se voi immaginate la fune soggetta al proprio peso proprio, la configurazione d'equilibrio poi lo vediamo, ma insomma queste sono cose penso abbastanza note, a voi abbastanza note, è una, dal punto di vista dell'espressione analitica, un coseno iperbolico, come ha trovato Jacob Bernoulli, e questo coseno iperbolico sostanzialmente si avvicina ad una parabola e se pensate alla catenaria rovesciata, la ribaltate intorno per esempio all'asse orizzontale, trovate la configurazione ideale dell'arco che è esclusivamente compresso. Se l'arco viene costruito intorno a questa figura ottima, che è la figura della catenaria, potete essere sicuri che sui conci diciamo, che definiscono l'arco stesso si hanno soltanto sollecitazioni normali, non ci sono forze di taglio. E dunque quello è il modo migliore, diciamo, il comportamento ottimale dell'arco. Ecco, su questo diciamo, insisto un pochino perché la configurazione della catenaria, ovvero la configurazione d'equilibrio di una fune appesa, soggetta solo al peso proprio, che appunto poi diventa un coseno, che diciamo da un punto di vista analitico è un coseno iperbolico, è una forma che possiamo definire la definizione che poi utilizzerò anche se diffusamente nelle diapositive successive, è form finding. È un procedimento di ricerca della forma che, se lo immaginate a livello spaziale, diventano le tensostrutture che lì sono rappresentate, per esempio, di Frey 8. Insomma, è un procedimento analitico che sfrutta naturalmente gli strumenti del calcolo differenziale per inventare una forma. Cosa succede poi in architettura? Lo vediamo. Questa è l'espressione della catenaria. Quella trovata da Jacob Bernoulli. Bernoulli, Jacob è il capostipite della famiglia di tanti Bernoulli che magari avete conosciuto in altri ambiti. Sono studi si susseguono a quelli di altri scienziati come Galileo, Pardee, Huygens e altri. La formulazione in forma di coseno iperbolico è naturalmente questa che vi sto mostrando del 1697 e qui ci sono studi precedenti che sono comunque studi di forme ottime per le strutture. E dunque questa immagine che forse sta qui, ecco, se qui è riportata meglio, la catenaria è stata una formulazione che per la prima volta, almeno per quanto è la mia conoscenza, è stata utilizzata per verificare la stabilità di una struttura, cioè tre matematici, e siamo nel 1742, sono stati chiamati per dare un parere, quindi tre matematici, attenzione, vengono chiamati per dare un parere sulla stabilità di una costruzione. E per quanto dicevo è di mia conoscenza, questa è la prima volta che la matematica analitica entra per poter dare un giudizio sulla stabilità strutturale e questa è esattamente quella che noi conosciamo come figura ottima, la configurazione appunto d'equilibrio di una fune pesante. La considerazione diciamo, la differenza geometrica tra il profilo della cupola di San Pietro e la catenaria rovescia poi aveva in qualche modo dato indicazione sulle zone in cui
le componenti di forza normale, non solo non c'erano componenti, diciamo, parallele alla sezione, ma erano anche non centrate rispetto allo spessore dell'arco. E allora in quel caso all'interno della sezione dell'arco nascono sforzi di trazione che la muratura, sapete bene, non può sopportare, dunque c'è la necessità e venne proposto l'intervento di armatura della cupola stessa. Ora, tutti questi discorsi sulla figura migliore delle volte che nel Settecento hanno avuto l'arco sviluppo, in realtà sono diciamo, le prime formulazioni proposte per diciamo, l'ottimizzazione strutturale, quindi c'è la trattazione è squisitamente analitica. Qui sono lavori tipo Subbue, ce ne sono tante. Se vedete, per esempio, il testo di Edoardo Benvenuto sulla scienza delle costruzioni, sono riportate anche con un livello di dettaglio più che significativo. Ma insomma, la ricerca della miglior figura delle volte su questa linea di pensiero si inserisce. Ora, qui vedete alcune immagini che riguardano la cupola di San Gaudenzio a Novara. Questo è Antonelli. Antonelli è un costruttore, vedete in particolare la cupola di San Gaudenzio, siamo alla metà dell'Ottocento. E la nascita della teoria dell'elasticità possiamo datarla intorno al 1830, in realtà al 1827, le prime opere di teoria che poi sono diventate fondamentali nella teoria dell'elasticità sono le opere di Navier e di Cauchy e di Poisson. E quindi nel 1844 la teoria dell'elasticità era già diventata bagaglio conoscitivo degli ingegneri, in particolare dei costruttori. Antonelli aveva il piacere di costruire in muratura, voleva dimostrare anche nell'epoca, quello era il periodo di piena rivoluzione industriale in cui l'acciaio dominava in tutte quante le costruzioni, voleva dimostrare che si poteva costruire in muratura. E che cosa fa? Nelle sue cupole, come fece Guarino Guarini, non ve l'ho fatto osservare nel dettaglio, ma insomma questo è, costruisce la cupola strutturale nella configurazione ottimale per una struttura in muratura, perché la struttura in muratura deve poter sopportare solo sforzi di compressione, e poi costruisce intorno alla curva catenaria rovescio. Quindi queste cupole, diciamo, anche di altezza significativa, sono concepite secondo questa, chiamiamola, ottimizzazione. Poi le opere di Gaudì le conoscete sicuramente meglio di quelle di Antonelli. Siamo arrivati al 1905. Questi sono dei lavori sperimentali con i quali lui, diciamo, in qualche modo cercava di trovare dei riscontri del comportamento di strutture che erano totalmente, interamente compresse. Questa è un'immagine della Sagrada Famiglia che in realtà è un pochino di Gaudì, che è stata realizzata poi dopo la sua morte in cemento armato, quindi la necessità di utilizzare una forma ottimale come la forma della catenaria rovescia veniva meno, però insomma la Sagrada Famiglia è stata poi costruita appunto dopo la sua morte con tecnologie più adatte. Qui ci sono altre immagini che richiamano l'opera di Pierluigi Nervi. Queste sono le curve isostatiche dell'Anificio Gatti, e anche qui di fatto si segue un principio che in qualche modo è riconducibile alla come dire, realizzazione di strutture resistenti in cui gli sforzi sono soltanto di compressione o di trazione, sono solo sforzi normali, isostatiche, nel linguaggio che conoscete. In questa immagine posso sintetizzare, ed effettivamente potete riconoscere che è così, che nel caso di
chiamiamolo della geometria operativa, quella in cui uno utilizzava la geometria, le forme che venivano inventate erano forme regolari. Tutte quelle che vedete rappresentate alla sinistra di questa immagine. La geometria operativa, per come diciamo in qualche modo l'ho introdotta sinteticamente, porta alla realizzazione di forme regolari che sono forme astratte, per esempio la sfera. L'utilizzo della matematica analitica e dei principi dell'ottimizzazione, estendendo il concetto dell'ottimizzazione per linee isostatiche come è quello della catenaria, porta alla realizzazione di forme naturali. Qui vedete paraboloidi iperbolici e altre figure. In qualche modo cerca di, matematica analitica, vedetela così, a diciamo, contrasto con la geometria operativa, che comunque è sempre matematica ma è geometria, porta all'invenzione di forme che possono apparire nuove e sicuramente più vicine alla natura. Andiamo ancora più avanti, il periodo della rivoluzione industriale. Qui, diciamo, si verifica una radicale trasformazione delle conoscenze tecnologiche. Si connota nelle scuole di ingegneria la figura dell'ingegnere strutturista, la cui conoscenza di base è naturalmente la matematica analitica e la meccanica razionale. E tutte queste conoscenze poi sono quelle che naturalmente hanno caratterizzato anche la vostra formazione, sono applicate per la soluzione di problemi strutturali e per la progettazione strutturale. Qui, diciamo, sono riportati i nomi importanti della teoria dell'elasticità. La meccanica e la matematica cominciano a lavorare in parallelo. Diciamo, la progettazione strutturale comincia ad avere un ruolo che è centrale come disciplina. La scienza delle costruzioni, qui cito le parole di un'altra figura di riferimento tra i miei insegnanti del passato, che è Salvatore Di Pasquale, la scienza delle costruzioni diventa scienza dell'arte del costruire. E scienza dell'arte del costruire, qui vedete opere di Felix Candela e tanti altri che in qualche modo, diciamo, rappresentano quest'idea della scienza dell'arte del costruire. Queste sono altre immagini che sono legate all'utilizzo della matematica analitica nella progettazione. Queste sono le stesse strutture che citavo prima. E la concezione strutturale, siamo diciamo nell'era industriale e post-industriale, diventa consapevolezza non solo dei metodi, ma anche dei modelli della progettazione strutturale, che sono i modelli appunto desunti dalla meccanica razionale e poi diventano diciamo caratterizzanti le nostre discipline, in particolare la scienza e la tecnica delle costruzioni. Queste venivano insegnate nelle scuole di ingegneria, tanto da far pensare ai progettisti come quelli diciamo di livello di Nervi, che in qualche modo la laboriosità dei calcoli richiesti per la progettazione strutturale fosse un impedimento per l'invenzione creativa. Dall'altro punto di vista, però, eppure questo lo anticipo, il pensiero di Musumeci, che è a mio avviso opposto a quello di Nervi, era il pensiero di chi pensava che non era possibile e non si poteva essere soddisfatti di un metodo progettuale che confinasse l'uso di strumenti razionali per il processo di verifica strutturale, lasciando l'invenzione della forma ad atti progettuali gratuiti o assistiti dalla sola esperienza. Su questo mi soffermo un pochino più avanti e ora lo anticipo velocemente, però c'è dietro l'idea della autonomia
tensostruttura l'abbiamo vista prima, della catenaria l'abbiamo visto prima, dell'invenzione della forma attraverso l'utilizzo dello strumento analitico. Cioè, in qualche modo questa forma è un qualcosa, diciamo, una configurazione che è risultato di un processo, di una scelta, di una formulazione matematica. Ed è questo il risultato di una formulazione progettuale? Vediamo. Queste sono le strutture, diciamo, la matematica analitica, la sperimentazione strutturale di forme resistenti. Più note, Felix Candela l'ho già menzionato, questo è la DODS che immagino conosciate, è un grande ingegnere sudamericano, uruguaiano, che progettava strutture resistenti per forma in muratura. Le sue opere sono estremamente interessanti anche da un punto di vista spaziale. E qui vi riporto soltanto alcune immagini in cui tutte queste curve che vedete hanno l'andamento delle catenarie rovesci. Per, diciamo, concludere questa carrellata, andiamo un pochino più avanti, parliamo del movimento moderno. Ecco, durante il movimento moderno diventa importante considerare in modo unitario tutte le componenti della triade vitruviana, anche se queste poi influiscono in modo differente nelle varie realizzazioni. La concezione strutturale diventa, in senso più generale, un bagaglio linguistico di riferimento. Ora, senza, diciamo, entrare troppo nel dettaglio, voglio soltanto segnalare che effettivamente la dicotomia della quale parlavamo prima tra la progettazione e la realizzazione, in qualche modo qui si può rivedere, si può ritrovare nel dialogo complicato tra diciamo, quello che fa parte del bagaglio di conoscenze dell'ingegnere strutturista e il bagaglio di conoscenze dell'architetto. Perché il bagaglio di conoscenze dell'architetto poi si è sviluppato, soprattutto nel periodo che vedete indicato, in modo distante da quello della realtà, diciamo, dell'ingegneria strutturale. La componente rappresentativa per l'architettura, come succedeva nel Rinascimento, aveva un ruolo importante e spesso distante da quello che poi era la componente che possiamo chiamare realizzativa. Per sintetizzare con due, diciamo, figure che io giudico paradigmatiche, la concezione strutturale, e proprio facendo riferimento a quello che introducevo all'inizio, riferito alla dimensione tecnologica e alla dimensione matematica, voglio velocemente riportare diciamo, l'opera di questi due grandi ingegneri strutturisti che sono Pierluigi Nervi e Sergio Musmeci. Vediamoli qua. Allora, Pierluigi Nervi. Mi piace considerarlo come paradigma di quella che ho chiamato co dimensione costruttiva e tecnologica.
Naturalmente, insieme a Nervi ci possiamo mettere Tor Roca, Morandi, Saarinen e tanti altri ingegneri del secolo scorso. E in queste operazioni, quello che ha veramente, diciamo, nell'opera, nella progettazione e nella realizzazione delle opere di questo tipo, la componente della, diciamo, triade della Firmitas Vitruviana è dominante e le architetture realizzate sono sostanzialmente corrispondenti a quelle concepite, proprio perché quello che domina è la dimensione tecnologica, costruttiva, come accadeva nell'architettura del passato, quando parlavamo del Pantheon. E Pirlo è invece il Sergio Musmeci, lo voglio considerare rappresentativo di un altro tipo di concezione strutturale che, lasciatemi definire, matematica. La matematica in questo caso è l'aspetto strumentale. Vedete, in inglese esistono questi due termini che sono abbastanza rappresentativi, technology e technique. La technology è la tecnologia, quindi la technè, e la technique è, diciamo, è quello che noi chiamiamo adesso calculus, e se lo consideriamo in termini computazionali, anche il software. Quindi dentro questo termine technique ci potete mettere la matematica analitica, ma ci potete anche mettere le soluzioni approssimate che si ottengono attraverso l'uso del software. Ecco, in tutte queste architetture, qui vedete, riporto ancora la catenaria, naturalmente entrano le cosiddette nuove forme generate dagli strumenti, appunto, matematici, che sono gli strumenti dell'optimal design, parametric design e così via discorrendo. Cosa voglio mettere in evidenza? È che nelle architetture del passato, diciamo, lo sviluppo tecnologico, nell'età più recente, supportato dalla meccanica strutturale, ha promosso e influenzato l'invenzione di nuove forme e l'idea progettuale, nella maggior parte delle situazioni, corrispondeva alla realizzazione, ovvero all'opera realizzata. Differentemente, ad oggi, le possibilità offerte dalla creazione di nuove forme è governata dalla progettazione virtuale, dal digital design, dal software. E solo in alcuni casi, supportato utilizzo di software di ottimizzazione strutturale. E questo, nella maggior parte dei casi, che pure ce li vedremo insieme, ha comportato un distacco quasi definitivo tra l'idea progettuale e la realizzazione. Dicevo figure paradigmatiche, Nervi e Musmeci, perché Nervi, appunto, lo considero un rappresentante della concezione tecnologica, quella per la quale poi la realizzazione corrisponde alla ideazione. La sua concezione del costruire è squisitamente tecnologica e oserei dire anche artigianale. Queste sono alcune sue opere. Il principio regolatore, se vogliamo far riferimento a Leon Battista Alberti, è la scelta statica, quindi la sua dimensione è sostanzialmente tectonica. Queste sono delle immagini del Palazzetto dello Sport, che sta a pochi chilometri dalla Facoltà d'Architettura. È stato realizzato, tra l'altro, con una modalità di organizzazione del cantiere abbastanza innovativa per i tempi. Le conoscenze che Nervi utilizzava per progettare erano estremamente di base,
perché la sua, diciamo, esperienza, la sua competenza di ingegnere progettista gli consentiva comunque di inventare senza utilizzare strumenti sofisticati di calcolo. Qui vedete la statica grafica per la realizzazione della Sala Nervi, quella vaticana. L'utilizzo della... Allora la statica grafica era estremamente diffusa nelle conoscenze degli ingegneri della, diciamo, metà del Novecento. E qui vedete una verifica fatta con poligono funicolare, però successivamente poi gli studi s'avvalevano di quelle che erano le conoscenze più avanzate, per esempio della teoria dei gusci. Secondo Nervi, la concezione di un'opera tecnicamente importante raramente chiedeva l'intervento, naturalmente nella sua esperienza, perché non per tutti questo può essere vero, visto che l'esperienza, diciamo, il bagaglio di conoscenze dell'ingegnere medio non può essere confrontabile con quello suo. Comunque, insomma, non richiedeva particolari calcoli. I calcoli sofisticati avvengono in una fase successiva a quella dell'ideazione, che è quella della verifica strutturale. E qui vedete, per esempio, la verifica della volta del palazzetto secondo la teoria dei gusci. E per Pierluigi Nervi, diciamo, la ricerca teorica a base matematica inevitabilmente contribuito a inaridire le fonti dell'intuizione e della sensibilità statica e provocato la divisione scolastica tra ingegneri e architetti, che va considerata come una delle cause non ultime della crisi nella quale si dibatte da diversi decenni l'architettura. Questo è Nervi in Scienze Alte del Costruire. Queste sono sue opere che, facendo riferimento al concetto che avevo introdotto prima di geometria operativa, secondo me possono essere considerate, diciamo, fondamentali nell'opera di Nervi. Lui non usa la matematica per progettare nel senso del calcolo analitico, ma la usa nel senso della geometria operativa, come facevano i costruttori delle cupole barocche, come diciamo Borromini, per intenderci. Questi sono altri esempi di sue realizzazioni estremamente interessanti. Differentemente, Musmeci considera l'ottimizzazione strutturale come la base proprio matematica, analitica. Lui i calcoli li faceva a mano, noi oggi li facciamo con il software, per l'invenzione di nuove forme. E dunque il paradigma è completamente diverso, l'abbiamo chiamato technique, strumentazione. La concezione strutturale è diciamo, inserita nel linguaggio matematico-meccanico. Lui usa il linguaggio della matematica, diciamo, linguaggio della meccanica, della, diciamo, matematica, per progettare, in particolare strutture resistenti per forma. La forma è l'incognita. Lo stress non è incognito. Si impongono delle condizioni di realizzazione di uno stato di sforzo desiderato e si verifica e si trova la forma ideale che lo realizza. Queste sono alcune sue opere, in particolare il modello di gomma del Ponte Tor di Quinto. Questi sono la sala, diciamo, la Sport Hall di Firenze. Insomma, dentro l'idea delle shape resistant structures di Musmeci, quelle che sono le reali incognite sono i dati geometrici, e quelli che sono invece i dati da cui si parte sono lo stato di sforzo che uno vuole realizzare. In questo senso lui è considerato uno degli iniziatori di questo
processo progettuale che chiamiamo optimal structural design. Il suo approccio era al tempo stesso sperimentale analitico, come lo è stato sperimentale per Gaudì. Qui vedete i modelli di gomma per la costruzione in particolare erano degli studi per il ponte sul Basento, che poi vedremo più avanti. Insomma, a differenza di Nervi, che utilizzava il calcolo a posteriori per la verifica, Musmeci il calcolo lo utilizzava per progettare, per inventare nuove forme, esattamente come quelli che si pongono il problema diciamo, che vogliono utilizzare procedure di ottimizzazione strutturale si pongono oggi. Questi sono i modelli per il ponte del Basento. Erano dei modelli, lui appunto dicevo, l'approccio è sia analitico che sperimentale. Questi sono dei modelli fatti realizzati in calce e struzzo. Queste sono diciamo, le immagini attuali del ponte sul Basento. Queste sono le immagini diciamo, del modello in calce e struzzo che è stato realizzato nei laboratori SMES di Bergamo. Quello di prima era un modello in gomma dello stesso ponte. Questi sono degli studi che i colleghi della Basilicata hanno effettuato sul ponte del Basento, dove vedete per esempio lo stato di sforzo. Appunto, quello che lui voleva realizzare era una forma che vedete estremamente plastica come risultato, comunque una forma sostanzialmente compressa. E questo verde significa fondamentalmente compressione, mentre il rosso nelle diapositive erano appunto gli appoggi della soletta in cui si verificavano degli sforzi di trazione e lui lì interveniva da grande costruttore quale era in cantiere per diciamo risolvere con degli accorgimenti tipo costruttivo i risultati dell'analisi che non rispondevano esattamente a quello che lui aveva in mente, ovvero la struttura idealmente tutta compressa. Il processo che lui utilizzava è un processo matematico, addirittura utilizzava proprio questo termine, lo voglio usare in modo cibernetico, ed è comunque all'origine delle costruzioni, diciamo, ottimizzate alle quali diciamo rivolgiamo oggi la nostra attenzione. Anche l'indagine nell'ambito del parametric design è stata portata avanti. Questa indagine è stata portata avanti in parallelo da un altro architetto importante della storia dell'architettura italiana, che è Luigi Moretti, in quel caso lì si trattava di uno studio diciamo di uno stadio, questo veramente non me lo ricordo, forse era una sala musicale, magari Michele ci racconterai tu perché l'avevi esaminata pure tu questo edificio. Comunque, insomma, la cosa che mi interessava mostrare è che c'era stata una collaborazione tra Luigi Moretti e il grande matematico De Finetti, che pure era uno statistico di rilievo, che comunque utilizzava la sua conoscenza, metteva a disposizione la sua conoscenza per la progettazione di spazi, di forme diciamo, innovative e ottimali dal punto di vista, per esempio, in questo caso, della fruizione acustica. Per diciamo, concludere questa prima parte, poi faccio una pausa di 5 minuti. Nell'architettura del passato, parliamo della dimensione costruttiva, l'abbiamo già detto, lo sviluppo tecnologico è quello che condizionava fondamentalmente l'invenzione e la creazione di nuove forme e l'idea era quasi coincidente con la realizzazione.
Pensate appunto al Pantheon, anche alle grandi strutture che sono, per esempio, le stazioni che sono qui, rappresentate. L'aspetto tecnologico è dominante, la realizzazione coincide con l'ideazione. Nel caso di, abbiamo detto, architetture contemporanee che poi possono essere originate dagli studi, per esempio, di Musmeci, ma anche di Luigi Moretti, come avete visto, e la dimensione matematica diventa dominante. Si usa il software. E usando il software, questo l'abbiamo, diciamo, denominato technique, può accadere che lo scollamento tra l'ideazione e la realizzazione sia significativo. Musmeci risolveva questo problema perché era un grande costruttore e quindi se poteva verificarsi uno scollamento, effettivamente, lo controllava con la sensibilità dell'uomo di cantiere, però in generale oggi accade, e poi lo vedremo velocemente nella seconda parte, che lo scollamento tra la realizzazione e l'ideazione porta dei problemi costruttivi non banali, motivo per cui io ritengo indispensabile e necessario richiamare la necessità di una, chiamiamola, etica costruttiva per la progettazione strutturale, anche se si utilizzano gli strumenti per esempio, della ottimizzazione strutturale o comunque se si utilizza il software. Penso che possiamo fare una breve pausa. Riprendiamo, voglio in qualche modo accelerare un pochino su alcuni aspetti, perché non voglio eccedere esageratamente i tempi, anche se le tematiche potrebbero anche portarci un pochino più lontano, ma insomma avremo altre occasioni. Il riferimento alla triade vitruviana, qui lo volevo riportare in modo esplicito con alcuni esempi di architetture, comunque di opere architettoniche dell'età contemporanea, e l'attenzione la vorrei focalizzare soprattutto sull'aspetto della firmitas. La firmitas può avere un ruolo dominante, come per esempio in tutte le architetture che abbiamo visto di ingegneri che hanno questa sensibilità architettonica, come Edoardo Torroca o altri, e Pierluigi Nervi naturalmente, tra tutti, e Morandi. E è proprio la scelta statica che in questo contesto determina la realizzazione dell'opera definitiva. Quindi diciamo il termine dominante significa che la scelta statica è il fatto statico che è protagonista dell'avvenimento spaziale. Ora qui non voglio entrare nel merito della problematica generata dalla costruzione delle grandi opere in cemento armato, fondamentalmente quelle più rilevanti sono della seconda metà del secolo scorso, perché la fiducia nelle potenzialità applicative di questa tecnologia ha portato a realizzazioni ardite di cui diciamo tutti hanno e stanno continuando ad avere esperienza delle elementi di criticità che appunto la fiducia sconfinata nei confronti della tecnologia produce. Non entro nella discussione perché veramente questo meriterebbe un'attenzione a parte, e sotto gli occhi di tutti sono i problemi che sono nati, però voglio mostrarvi lo stravolgimento di questa idea
che per Nervi e per altri era classificabile come verità nuda, Nervi parlava di verità nuda, insomma la scelta statica è protagonista del fatto strutturale, in questo caso in cui diciamo, la Firmitas è dominante proprio della soluzione spaziale proposta, è il connotato principale. Ecco, ci sono delle situazioni in cui questa scelta ha portato e porta a degli eccessi. In particolare, qui state vedendo dei ponti di Calatrava che anche dal punto di vista del significato statico non sono confrontabili con le opere che avete visto in precedenza. E questi diciamo, elementi di criticità li voglio riassumere, per esempio, in questa diapositiva. Siamo sicuri che la scelta, chiamiamola così, strutturale, poi sia quella l'unica che garantisce la bontà del risultato? Siamo sicuri che la scelta strutturale sia una scelta che poi guida la realizzazione di strutture ottimali dal punto di vista delle prestazioni, come accadeva nel caso delle strutture che si appellavano alla verità nuda di Pierluigi Nervi? Ebbè, guardate qui per esempio il confronto tra il anche dimensionale. Il termine della TWA di Saarinen in questa diciamo, diapositiva e il diciamo, corrispondente termine di Calatrava nell'aeroporto di Lione. Non voglio entrare nel merito della soluzione estetica che a mio avviso non corrisponde minimamente alla realtà, alla verità nuda che Nervi propugnava. Qui ci sono altre opere di tutt'altro livello, come vedete l'Opera House di Sydney, il mercato di Algeciras di Torroja, il palazzetto dello sport di Nervi e altre opere di Eladio Dieste. E qui invece ci sono gli eccessi della produzione di Calatrava, ma anche quelli della produzione di Nervi. Qui vedete delle opere di questa è Niemeyer, la Cattedrale di Brasilia. Questo invece è Nervi, è una chiesa che si trova in Australia. E questa è la chiesa che si trova a San Francisco, sempre di Nervi. Questi sono rispettivamente l'Opera House di Valencia, l'Art Museo di Milwaukee, mi piace più classificarlo come il mostro di Milwaukee, e l'auditorium di Tenerife. Allora qui la gratuità del gesto, che in qualche modo si richiama alla statica, ma qualcuno l'ha definita scienza del, Bruno Reichlin la definiva scienza delle costruzioni ginniche, è manifesta. Qui la verità nuda non c'è, non esiste, è tutto eccesso, è ridondanza e quindi non c'è più controllo in queste produzioni. Forse un motivo si può in qualche modo ravvisare nel fatto che un conto è dire io scelgo, faccio una scelta statica, faccio una grande struttura, faccio un ponte, una grande struttura, anche semplicemente una copertura di uno spazio di dimensioni rilevanti, ed effettivamente la scelta statica può essere l'unica, quella più importante. Ma se mi devo misurare con destinazioni d'uso diverse, per esempio faccio una chiesa, oppure un teatro, oppure e le componenti della triade vittoriana devono entrare tutte. Perché se ce n'è solo una, e per giunta anche mal calibrata, perché nel caso di queste opere di Calatrava non c'è neanche la diciamo, caratterizzazione statica che le possa supportare, perché sono tutte opere che appunto sfidano o comunque diciamo mostrano la gratuità del gesto, non è detto che la scelta statica sia sufficiente, ci vuole maggiore compenetrazione tra le tre componenti della triade. Qui riporto delle parole che sono quelle di Gregotti: è necessario non farsi prendere dall'illusione che progettando complicato si faccia un'architettura più evoluta, più avanzata e moderna. Queste sono delle immagini della realizzazione del Guggenheim Museum di Franco Gehry a Bilbao.
Vedete che la differenza tra, diciamo, la complicazione da un punto di vista costruttivo rispetto poi alla forma che si vuole realizzare, in qualche modo segnala che l'opera che stanno realizzando, a parte che è estremamente dispendiosa, diciamo, non si avvicina minimamente alla verità nuda di Pierluigi Nervi. E qui porto sempre Guaroni e le riporto a commento di queste opere di Calatrava che a me lasciano estremamente perplessa. È necessario non farsi prendere all'illusione del progettamento complicato, ve l'ho già detto, e non c'è niente di peggio, a mio parere, sempre Guaroni cito, di certe imitazioni formali organiche nel senso animale della parola o delle cosiddette architetture gestuali tanto alla moda. Ecco, lui parlava ed era alla fine degli anni 70, adesso qui non ho riportato la data del volume, ma nella prima diapositiva c'è. Alla fine degli anni 70 lui già in qualche modo intuiva questi che potevano essere delle degenerazioni dell'utilizzo di certi linguaggi. Insomma, siamo sicuri che vogliamo abbandonare questa unitarietà, questo principio di coerenza e di necessità che da Leon Battista Alberti in poi ha caratterizzato il pensiero, chiamiamolo moderno e contemporaneo? Questa è la chiesa di Tor Tre Teste di Maier. Non so se avete avuto l'occasione di visitarla, si trova alla periferia di Roma, vicino a Grande Raccordo Anulare, zona est. È un'opera da un punto di vista ingegneristico estremamente impegnativa. E ricordo che quando c'era il cantiere ci portavamo gli studenti a visitarlo, ed è estremamente impegnativa anche perché era un'opera che stava immediatamente fuori dal raccordo anulare e doveva rispettare, adesso non è più così, anche all'interno questi requisiti vanno rispettati, comunque doveva rispettare dei requisiti di... diciamo, soddisfare dei requisiti di prestazione sismica. E quindi queste sono, vedete, tutti dei gusci, loro le chiamano vele, ma insomma sono dei gusci che sono inseriti con delle opere di fondazione molto impegnative, rilevanti. E la cosa che è particolare, qui il progetto ingegnere progettista era un docente della facoltà d'architettura molto noto e molto caro a tutti quanti gli architetti dell'area romana, in particolare gli ingegneri dell'area romana, si chiamava Michetti, insegnava tecnica delle costruzioni nella facoltà d'architettura ed era una persona di grande, diciamo, preparazione, spessore, rilievo e anche un grande comunicatore. Tutti gli studenti lo ricordano come un personaggio fondamentale della storia della facoltà d'architettura. Beh, insomma, questi gusci sono stati realizzati cambiando i meridiani coi paralleli. Diciamo, questa, diciamo, porzione di sfera è stata realizzata, quindi immaginate pure da un punto di vista costruttivo quanto è stato complicato mettere insieme questi pannelli, che erano pannelli prefabbricati a piè d'opera, per fare cosa? Per realizzare uno spazio che, se voi andate dentro, è uno spazio convenzionale. Perché tutta questa, diciamo, spazialità con questa struttura complicata in realtà sono dei corridoi, e se voi entrate nella chiesa, questa è, ecco, un'immagine in cui si vedono meglio, e diciamo, i problemi realizzativi del cantiere sono stati estremamente significativi proprio per farli combaciare questi pannelli, realizzati, come dicevo, a piè d'opera, per realizzare una spazialità poco significativa, perché poi lì avete un corridoio, l'ambiente della chiesa, qui non si vede perché l'immagine effettivamente non l'ho riportata, però è un ambiente rettangolare, per cui la gratuità del gesto è qualcosa che lascia perplessi, come nelle opere di Calatrava. Pierluigi Nervi lavorava semplificando, il principio regolatore era la statica, ma la statica era utilizzata per realizzare qualcosa che fosse una verità nuda. Il Palazzetto dello Sport è uno degli esempi più rappresentativi di questa idea. Beh, insomma, la forma nuova, qui avete la chiesa e la cappella di Notre-Dame a Rochamps di Le Corbusier, sulla destra la chiesa sull'autostrada di Giovanni Michelucci, proprio tutta un'altra musica. La forma nuova non trascende necessariamente dalla forma naturale e nemmeno dalla cultura, che è una civiltà matura. Quindi
ma ne costituisce magari una variazione sul tema. Insomma, non è detto che progettando complicato poi si realizzino spazi che sono innovativi. La componente, diciamo, strutturale, vedete, in altre opere non è così dominante, ma comunque è manifesta. E qui, per esempio, vedete le opere di Gaudì, le opere di Frank Lloyd Wright, questo è Guggenheim, queste sono altre opere, l'abbiamo visto già, di Antonelli. Mies van der Rohe, in cui effettivamente le scelte del linguaggio strutturale in qualche modo definivano l'architettura con una grande decisione. Qui ci sono altre opere di Saarinen, non si vede perché mi sto, diciamo, devo spostare il mio questo, diciamo, elemento fastidioso. Insomma, chissà in aula lo vede fastidioso come me, chissà a casa fortunatamente no. Questa è una delle opere più interessanti di Niemeyer, è una casa che si trova in Brasile, si chiama Casa Canavelas, vedete, è tutta proprio un guscio appoggiato soltanto su due punti, realizzando uno spazio interno di grande irrilevanza. Questo l'abbiamo già citato più volte, è l'Opera House di Sydney. Testo, Franco, che citavi ieri, di Hudson, di Peter Rice, che è stato l'ingegnere che ha lavorato in collaborazione con Hudson per la realizzazione dell'Opera House, ha titolo An Engineer Imagines, il titolo originale, e dice tutto, perché tra l'altro è un testo veramente raffinato, proprio per consigliatissimo per chi si vuole occupare di progettazione strutturale, perché le indicazioni che ci sono veramente preziose, però è proprio l'aspetto poetico che colpisce, che non è solo nel titolo, è proprio nel contenuto. An Engineer Imagines, perché comunque con gli strumenti che si hanno a disposizione, che sono il bagaglio di conoscenze che vengono maturate all'interno delle facoltà di ingegneria, poi si progettano oggetti di questa diciamo, di questo significato. Qui vedete la scomposizione di una sfera alla realizzazione di queste calotte che sono di copertura dell'Opera House. Ma la cosa che è importante, lo vediamo anche nella diapositiva che viene dopo, è che questo è un oggetto dimensionalmente modesto. Non si impone nella baia perché comunque è, diciamo, un'opera da un punto di vista sia architettonico che strutturale, estremamente significativa, ma non è gigantesca come le costruzioni di Calatrava, per fare un esempio che ho appena menzionato. È un oggetto che si misura con la realtà dell'ambiente che lo circonda e si colloca con delicatezza e efficacia. Queste sono altre opere di Niemeyer, vedete, erano delle strutture pure queste resistenti per forma, considerando aspetti legati anche alla snellezza, alla stabilità. E queste sono delle opere su cui invece varrebbe la pena di fare una lezione intera, di Louis Kahn. Louis Kahn era un architetto, forse uno dei migliori, almeno a mio avviso, architetti dell'età contemporanea, che lavorava a stretto contatto con un ingegnere che si chiamava Leonhard. E la loro collaborazione sincronica è stata fondamentale per la realizzazione di tutte le opere di Louis Kahn. Qui vedete soltanto il museo, ma insomma ce ne sono tante altre che si possono mostrare. Per esempio, con questa immagine in basso a destra, se qualcuno ha avuto la fortuna di visitarlo, è l'Istituto Salk, che si trova alla Jolla, alla, diciamo, periferia di San Diego, in California, e da un punto di vista sia spaziale che strutturale è un'opera veramente completa, e il termine che qui ho utilizzato Firmitas integrata, perché si integra in modo magistrale con tutte le altre componenti del progettare, le altre componenti della triade vitruviana. Qui abbiamo Avilsa ou Passy, sono de Poissy di Le Corbusier, la cappella di Notre Dame
a Rochamp, che ho già citato, il convento della Tourette e tante altre opere di Louis Kahn, che qui sono solo riportate in piccole immagini, ma nelle quali potete veramente riscontrare la perfezione del coordinamento di queste componenti. Insomma, per progettare, ecco, questa è l'immagine che vi dicevo dell'Opera House di Sydney, all'interno della baia, per progettare forme nuove, anche ardite, non è che c'è bisogno per forza di, diciamo, cambiare dimensione, realizzare cose che sono, come diceva Le Corbusier, programmi giganteschi al di fuori della scala umana. Si può progettare, si possono progettare forme innovative, mantenendo i principi di coerenza e necessità. Non deve essere per forza diverso o grande, come nel caso della scienza delle costruzioni ginniche di Calatrava. Questa è una frase che ho ripreso da un testo che pure non è un testo che parla di progettazione, ma di fatto è come se lo facesse, parla di composizione di musica, Pierre Boulez. Qualsiasi collettività, soprattutto quando è circoscritta come una collettività di compositori, i progettisti sono dei compositori, genera i propri feticismi mutevoli ed è lecito paragonare la mentalità di una collettività simile dei pigoni con quella delle tribù primitive. Qui vedete che è stata riportata un'immagine in cui c'è il grattacielo di Jean Nouvel che sta a Barcellona, è uno dei simboli dell'architettura, diciamo dei simboli più antichi dell'architettura, che è il Menhir megalitico. Bene, vediamo cosa succede oggi e poi concludo. Che cosa si intende per concezione strutturale oggi? E in particolare qual è il ruolo di quello che abbiamo chiamato technique, cioè del software, cioè della matematica, che la matematica è il calcolo numerico. E allora, ritorno alla domanda di partenza. È possibile che nell'era elettronica noi possiamo in qualche modo gestire questo patrimonio di conoscenze e farne il migliore uso? O in altre parole, è possibile che l'uso della matematica analitica che abbiamo visto è quella che porta alla generazione di forme naturali, in qualche modo incrementi la creatività? L'utilizzo di queste procedure di shape topology optimization è effettivamente, come dire, dà delle risposte soddisfacenti dal punto di vista dell'etica della costruzione, ovvero della realizzabilità delle costruzioni. Ora qui riporto un'immagine in cui faccio vedere che il primo studio di forma ottimale l'ha fatto Galileo, e in questo studio Galileo si poneva l'obiettivo di scegliere la dimensione della sezione trasversale di una trave caricata, di una mensola caricata all'estremità. E questo problema possiamo tranquillamente classificarlo come ottimizzazione di forma. E un altro problema della stessa natura è il pilastro resistente di Girard, in cui effettivamente quello che andava calcolato con un processo, diciamo, di scrittura di semplici equazioni d'equilibrio di un pilastro caricato all'estremità superiore si trova. La forma, che è quella che vedete, diciamo, determina la forma, che corrisponde alla sezione ottenibile imponendo una condizione, per esempio, sullo stato di sforzo. Quello di Galileo, la condizione limite era sulla sollecitazione interna, un momento, e questo di Girard è proprio uno stato di sforzo. Ricordatevi quello che dicevamo Smeci, le tensioni non sono incognite, sono i nostri dati. La geometria è l'incognita. Ecco, questo processo, che poi è quello che appunto ha portato alla determinazione della curva catenaria, lo chiamiamo form finding. È la ricerca della forma attraverso lo strumento analitico che poi viene utilizzato in modo approssimato con lo strumento numerico, ovvero con il software.
Questa è la famosa trave di Mitch. Qui c'è un esempio, sempre form finding che stiamo parlando, semplificato, in cui si mette a confronto il processo di shape optimization and topology optimization. Ecco, questo dello shape optimization, che è quello che facevo risalire a Galileo, vedete, il dominio che otteniamo è soltanto rifinito, non è modificato. Nel caso invece di topology optimization, quello che vedete è un dominio, per esempio, in cui cambio completamente la geometria. Allora, qua dietro c'è l'idea della catenaria nel form finding. Nel form improving c'è l'idea della mensola di Galileo. Qui rifiniamo una forma data, con dei processi che sono riconducibili alla ottimizzazione, alla fattispecie di forma. E qui invece inventiamo una forma seguendo determinati vincoli. Nell'architettura possiamo riconoscere tra questi gruppi form finding e form improving, per esempio, le opere in questo caso, Rata Isozaki. L'ingegnere col quale collabora Rata Isozaki si chiama Mutsuro Sasaki, che ha lavorato con tutti i più grandi architetti che in qualche modo utilizzano queste procedure, chiamiamole di ottimizzazione strutturale. E qui vedete un percorso di raffinamento della forma. Queste sono altre opere sempre legate all'ottimizzazione diciamo, della forma, form improving, e sto parlando di Toyo Ito, che è un altro degli architetti più importanti della scena internazionale e più interessanti a mio parere, che sempre lavora con lo stesso ingegnere, Sasaki. C'è un volume che Sasaki ha mostrato in cui ci sono riportate tutti gli sviluppi analitici anche delle sue elaborazioni. E questo è uno degli esempi, diciamo, di realizzazione più interessante di Toyo Ito, in collaborazione con Sasaki, che è la copertura del crematorio di Gifu in Giappone. Poi vi mostro delle immagini in cui si vede come viene costruita questa copertura. Il form finding, ricordiamoci la catenaria, è qualcosa che il cui risultato non è controllato. Uscire dalla modalità full screen perché si è, a caso si è bloccato. Quindi non lo vedono più? Sono rimasti fermi. E come esce? PowerPoint, dici? Così lo vedono? Toyo Ito? Con questa copertura realizzata con il processo che chiamiamo di form improving, comunque processo di ottimizzazione di forma. Form finding, quindi ricordiamoci, il form improving è quello che è relazionabile alla mensola di Galileo, in cui ho un dominio e lo sistemo secondo delle condizioni, per esempio, di resistenza che considero imposte. E, nel caso del form finding, dietro c'è l'idea della catenaria, cioè qualcosa per cui uno scrive delle condizioni, che sono in particolare, per esempio, delle condizioni di equilibrio, e troviamo una forma. Il ponte sul basento di Musmeci segue questa linea, ma anche queste, chiamiamole divagazioni, seguono la stessa linea. Parametric algorithmic design, che lavorano non sulla forma, ma sulle regole che generano la forma. Il controllo dell'architetto è molto più complicato e spesso si viaggia in un ambito
che è più appartenente al mondo della finzione piuttosto che dell'architettura, perché poi queste cose devono essere realizzate. Queste sono delle realizzazioni che seguono il percorso del form finding dei Zadid. Questi sono dei gruppi che, diciamo, anche loro hanno cercato di fare dei progetti al centro di Varsavia, ma insomma utilizzando genetic algorithms, che sono appunto degli algoritmi di ottimizzazione, sono anche inseriti dentro il software Grasshopper. E questo è una pensilina gigantesca. Inutile, diciamo, insistere sull'aspetto di gratuità di questo gesto, chiamiamolo architettonico, che si trova in Qatar. Sempre gli architetti, la coppia di ingegneri architetti sono Arate Sozaki e Mutsuro Sasaki. Questi stessi architetti hanno progettato, lo stesso architetto Arate Sozaki ha progettato la pensilina della stazione di Santa Maria Novella, un progetto di concorso che diciamo, non ha vinto la competizione e che è praticamente identica a questa mega pensilina che si trova in questo edificio del Qatar. E poi vi mostro per quale motivo lo voglio evidenziare. Poi ci sono dei processi di fault finding controllati da architetti dello spessore di Toyo Ito, che invece riescono ad essere significativi da un punto di vista sia spaziale che architettonico, che estetico, che funzionale, che prestazionale. Questa è la mediateca di Sendai, che probabilmente tutti conoscete, e che ha sopportato un terremoto di intensità superiore a 7,8 della scala Richter in modo magistrale, perché è una struttura con delle capacità prestazionali importanti. Ma quello che veramente colpisce è il gesto, il controllo che l'architetto ha della spazialità di questa costruzione. Quindi, insomma, quello che succede oggi, abbiamo a disposizione tutta una strumentazione, quindi technique, ritorniamoci il termine technique, per poter produrre e generare qualsiasi forma, sia seguendo processi di form improving che form finding, comunque di generazioni di forme che possono essere ottime oppure no, dal punto di vista, diciamo, dei criteri dell'ottimizzazione strutturale. Queste forme generate possono anche essere verificate, perché abbiamo dei software per l'analisi strutturale che ci consentono di studiare anche geometrie estremamente complesse. Quello che però accade, il rischio, è che l'uso di questa strumentazione in architettura produca un esercizio meramente estetico-matematico. Queste non sono architetture, ma sono dei giochi. Appartengono al mondo della virtuale. Facciamo riferimento qui, vedete, ci sono delle immagini delle avanguardie degli anni 60. Erano le architetture appunto delle avanguardie, ma quelle erano delle divagazioni. Dietro c'era anche tutta una componente quasi caricaturale, insomma, c'era una volontà di distruggere la civiltà tecnocratica, insomma, erano comunque delle divagazioni di tipo intellettuale. Quelle che vedete qui sotto non sono le immagini delle, diciamo, architetture delle avanguardie, sono immagini di architetture che vengono realizzate. Questo è un progetto di Zadid per la realizzazione di una città. Questo in basso a destra è il City Center, già costruito. E i principi della verità nuda, della coerenza, della necessità sono tutti completamente disattesi. Ed è vero che questi edifici che sono, diciamo, ispirati dalla matematica, perché poi di fatto è così, sono delle forme che vengono fuori da un calcolo, sono quelle che sono più originali e uniche,
Beh, qualche dubbio ce l'ho. La cultura dell'architettura digitale va, diciamo, oltre i limiti delle avanguardie che ho citato prima e diventa esperienza effettiva. E allora voglio concludere questa discussione mostrando, qui riporto di nuovo il Performing Art Center di Zadid. Vanno oltre appunto quelle che sono le divagazioni delle mere avanguardie e diventano architetture costruite. Qui vedete delle opere di Moss che pure sono state realizzate, e poi ne vedete una che è ancora più conosciuta perché è vicino a noi ed è la realizzazione della cosiddetta nuvola di Fuxas. E vi ricordo i rischi quando parlavamo della distacco, dicotomia tra ideazione e realizzazione. Ecco la nuvola che vedete realizzata, la parentela con l'immagine del disegno riportato qui è veramente lontana. Quindi, in tre punti segnalo quelli che sono gli elementi di criticità e poi concludo. Il progresso nelle forme inventate non è bilanciato, accompagnato da un effettivo progresso in quelle costruite. Nella maggior parte dei casi vengono utilizzate per realizzare queste architetture, chiamiamole complicate, generate appunto dal software, e con un impegno costruttivo e quindi un costo per la collettività estremo. Avete visto prima l'immagine del Guggenheim di Bilbao in realizzazione. La distanza con la costruzione del palazzetto dello sport, che è stata ottimizzata anche dal punto di vista dei costi, dell'uso delle casseforme, era un principio completamente diverso. Ecco, in questo caso, questo distacco significa costo dell'esecuzione estremo. Questa è la pensilina che vi ho mostrato prima di Isozaki, e questi sono 200, 150 metri di pensilina dove non succede nulla, né sotto né sopra, e che per costruirla hanno dovuto inventare un sistema, ma naturalmente siamo in un paese tipo Qatar in cui effettivamente i costi non sono, diciamo, rilevanti, e dunque si sono potuti permettere di realizzare questa costruzione che a tutto tondo si può definire gratuita, lontana dalla verità nuda. Questo è un altro padiglione abbastanza significativa, perché la costruzione che è interessante è un piccolo padiglione, si trova a Chicago. Questo è UN Studio, cioè Ben Farberker, il quale una volta venne anche in Sapienza a fare una conferenza, e mi ricordo che proprio io gli chiesi: ma che corrispondenza c'è tra la ideazione e la realizzazione? Lui rispose: ma questo non è un problema mio, è un problema di Arup, perché io faccio l'architetto, Arup poi dopo si occuperà di mettere in piedi quello che io concepisco o invento. Ecco, esattamente quello che a mio avviso non si deve fare. Bisogna controllare il processo progettuale ab initio e pensare che questo poi conduca a una realizzazione. Allora, questa struttura, che possiamo chiamare Flux, ha un nucleo di acciaio, e poi sopra questo nucleo di acciaio tutta una serie di lastre di legno, e sopra queste lastre di legno sono poste queste altre lastre di materiale plastico per realizzare la Flux, e questo è un piccolo oggetto. Questo, diciamo, è un'altra opera sempre del gruppo di Ben Farberker, e potete vedere che la differenza tra l'ideazione e la costruzione è importante. E questo è un altro esempio pure vicino a noi, in cui vedete l'idea, Flux, stiamo parlando di Zadid e del Museo Maxi di Roma, e questo Flux poi deve diventare realtà, e la realtà diventa quello che vedete. Le travi, che dovevano essere questi elementi longitudinali continui,
ininterrotti, per poterle mettere in piedi, hanno avuto necessità di elementi trasversali, perché poi gli elementi portanti sono questi, sono quelli sugli elementi trasversali, e dunque tutta questa continuità del flux viene meno. Poi si continua, e se lo guardiamo, diciamo, dal di fuori, in realtà la continuità non esiste più, lo spazio è completamente diverso da quello che era nell'immaginazione. L'architettura ideata non corrisponde a quella realizzata, e questa è la nuvola. Stesso discorso, vedete, la leggerezza della idea, appunto la nuvola, qualcosa che viaggia, si libra nello spazio, e poi la realizzazione che ha richiesto di questa sala, che poi è la sala congressi, che sta all'interno dello scatolone, che ha richiesto un impegno costruttivo anche dimensionale importante, che nulla a che vedere, indipendentemente da quello che possa essere il vostro giudizio su questa opera dal punto di vista architettonico, nulla a che vedere con l'ideazione. Lo scollamento tra ideazione e realizzazione è totale. E qui mi piace citare Pierre Boulez ancora, in cui si dice: una volta che abbiamo lasciato, diciamo, le limitazioni della complicazione anche analitica, e possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo produrre con il software qualsiasi geometria, e la possiamo anche poi verificare sempre con dei software di analisi strutturali, il rischio è che si vada verso l'assoluta libertà geometrica e la gratuità. Nel caso della musica, il paragone con la musica elettronica è abbastanza evidente. Lo strumento elettronico è alla portata di tutti, ma con quello si fa rumore o si fa musica? E questi sono diciamo, i problemi che Pierre Boulez pone nel campo compositivo musicale, che sono molto semplicemente interpretabili anche in termini architettonici. E siamo sicuri che siano veramente innovativi? Oppure invece l'utilizzo di questi software porta una uniformità, una progressiva omogeneizzazione dei linguaggi? Qui cito Gregotti: la creatività oggi si impone come diversità ad ogni costo. Ha preso il sopravvento il concetto di novità, in quanto fondamento della diffusione dell'impero del consumo. Il nuovo diventa novità e abbandona ogni pretesa fondativa di costituzione di differenze. C'è un processo di omologazione in atto. L'arte contemporanea, come pure l'architettura contemporanea, è l'arte dell'evento transitorio, mediatico e pubblicitario, dove il problema, e anche questa è una frase bellissima, sempre che possiamo far risalire a Gregotti, è la forzosa incomprensibilità senza mistero. Ricordatevi pure le opere di Zadig o di Calatrava, che ho mostrato prima. Bene, il risultato, questo diciamo è un progetto di un grattacielo che Musmeci fece con Manfredi Nicoletti, è molto molto lontano dall'essere veramente innovativo, perché se uno prende un software d'ottimizzazione, decide una certa geometria, mette determinati vincoli, alla fine le forme che trova sono sempre le stesse. Per questo, diciamo, si parla di omologazione o figuratività ripetitiva. Questo, per esempio, è uno studio d'ottimizzazione di una pensilina di un collega che ora si trova negli Stati Uniti, non mi ricordo esattamente in quale situazione si trovi. E queste sono le pensiline di Isozaki, anche quelle della stazione di Santa Maria Novella, vi mostro, che poi corrispondono alle forme naturali, ma non sono nuove, non sono innovative. Se manca il controllo del progettista, si vira verso una architettura che appartiene al mondo dei cartoons, è più, diciamo, cinematografica, a realtà. La vogliamo costruire?
vogliamo recuperare un'etica tectonica, ecco, qui vi riporto le immagini della costruzione della copertura del crematorio di Toyo Ito. E questa è la costruzione delle casseforme della copertura. Questi sono tutti i punti che erano già referenziati, vedete qua. Questa è l'armatura, diciamo, un'armatura abbastanza di rilievo, di peso. Queste sono le immagini del getto. E questa è la realizzazione finale che rappresenta una delle opere più interessanti di uno degli architetti che, a mio avviso, sono i più interessanti sulla scena internazionale. E, a questo punto vorrei chiedervi la pazienza di ascoltare velocemente le presentazioni di due laureandi, anzi due laureati, perché ormai sono laureati. Cominciamo da Michele che si trova già in aula e che ci racconta velocemente qual è stato il suo percorso di tesi. Se vuoi lo posso far partire da qui, ce l'ho già pronto, dall'immagine che mi hai mandato. E sono delle coperture che gli studenti hanno realizzato per delle destinazioni d'uso che possiamo definire innovative, anche green, se ci piace utilizzare questo termine, di isole ecologiche, che sono dei luoghi in cui si svolge la raccolta differenziata dei rifiuti non organici che sono destinati poi al riciclo. Queste isole ecologiche spesso sono accompagnate da dei centri che sono degli ecocentri in cui si fa, diciamo, il riuso, si realizza il cosiddetto riuso dei materiali. I materiali, gli oggetti più che i materiali, vengono restaurati e rimessi in uso con una nuova funzione. Ecco, gli studenti, sia Michele che vedete, Michele Balena, che si è laureato nella Triennale Scienze dell'Architettura, che è lo studente di Bologna che è collegato con noi, hanno proposto utilizzando dei software di ottimizzazione. Si fa qua? Sembra come se non fosse. Dimmi il codice. Control per uscire. Esco, no, non gli piace. Bloccato. Ecco questa, Michele. Sì, è un PPT. È un PDF, un PPT, è un web. Sì, questo. Penso che possiamo farla. Nella generazione sperimentale, in qualche modo, per un algoritmo della generazione di una copertura per un impianto di una composita di comunità nel quartiere Casal Brunoli di Roma, dove è presente un parco agricolo e dove è stata ipotizzata l'installazione di un appunto, impianto di una compostiera dove vengono appunto inceneriti dei rifiuti organici per la generazione appunto di compost. Ho studiato alcune tematiche che abbiamo visto in questa presentazione senza soffermarmi troppo, quindi form improving e form finding, con le varie debolezze e i vari chiaramente punti di forza. Mi sono concentrato ovviamente sul metodo analitico, quindi in particolare poi sull'opera di Musmeci, come abbiamo visto in questa presentazione, in questa lezione.
E poi in particolare nell'optimal design tramite programmi di calcolo, osservando con molto interesse l'opera di Sasaki, e quindi dell'esempio più celebre che è quello del crematorio Meson Omori, con l'analisi di sensitività e l'ottimizzazione strutturale evolutiva estesa. Inoltre ho affrontato anche il tema degli algoritmi genetici, ho riflettuto sul tema degli algoritmi genetici, in particolare appunto osservando questo complesso sistema di procedure con il quale si parte da un problema di base e tramite la generazione di varie popolazioni di dati, quindi varie soluzioni intermedie, si giunge poi alla soluzione ottima con una convergenza, numerica verso un obiettivo, verso una soluzione di fitness. Cercando in qualche modo di in qualche modo applicare tutti questi ragionamenti all'interno di un'esperienza più che altro pratica, ho cercato appunto di mettere assieme queste considerazioni in un piccolo progetto. E come vediamo, questo progetto fa parte di un progetto che è stato già ipotizzato da AMA con una copertura su questo impianto di questa compostiera che è stato ipotizzato con una struttura molto, molto semplice su 8 pilastri. Avendo a cuore anche un aspetto educativo di questo parco, di questi lotti agricoli, ho pensato di cercare in qualche modo di creare una copertura, non so se mi sente Sì. bene, una copertura che invece potesse poggiare su solo 2 sostegni. E quindi la riduzione del numero dei sostegni da 8 a 2, con l'aumento dello spazio fruibile nel contorno di questo impianto, come primo obiettivo. Come secondo obiettivo invece ho cercato di mantenere la proiezione a terra della copertura inalterata rispetto a quella originale, quindi senza aumentare l'ingombro della copertura stessa, e idealmente anche la creazione di un sistema di raccolta delle acque all'interno dei sostegni, quindi una struttura che avesse una concavità continua e che permettesse appunto un sistema di scolo delle acque all'interno per poi essere raccolte ed essere magari utilizzate all'interno dei campi agricoli presenti nel contesto. Ed infine l'ottimizzazione di questa struttura dal punto di vista numerico, quindi un'ottimizzazione volta all'economicità del progetto con l'obiettivo del miglior impiego possibile di materiale. Nelle prime fasi quindi di modellazione di questa copertura sono partito da un file appunto in 3D dove attraverso il software Grasshopper, quindi in ambiente Rhino, ho riparametrizzato la superficie di base della copertura. Parametrizzando tutti i punti interessanti, i punti critici, quindi la dimensione di base, l'altezza, la proiezione in altezza dell'ingombro ed infine dei punti interessanti per quanto riguarda l'appoggio dei sostegni. Andando avanti, ho generato quindi una linear array, una serie lineare di circonferenze discretizzate in 5 punti, che poi sarebbero andate a costituire l'ingombro base del primo dei 2 pilastri. Parametrizzando poi anche la proiezione in altezza della copertura, ho limitato il contorno, che sarebbe un rettangolo di 20 metri per 10, in 2 quadrati uguali 10 per 10, e quindi generando con un comando loft la prima parte di questa copertura, che ha come frontiere le prime 3 circonferenze della linea array precedente e la prima metà appunto delle due della copertura sovrastante. Ho copiato poi questa prima parte, specchiato questa prima parte di algoritmo per l'altro lato della copertura, generando questo primo loft, questa prima superficie continua che ricopre l'intero ingombro originario della copertura. Dopodiché ho discretizzato questa superficie con delle curve parametriche definite a due valori x e y, che poi andrebbero a costituire il genoma della mia ottimizzazione, quindi i valori che identificano l'incidenza di queste curve, che poi saranno la traccia delle travi. Quindi ovviamente variando questi due valori varia l'andamento di queste curve, quindi varierà anche la dimensione, la lunghezza totale delle travi, che io voglio minimizzare. Genero poi la tridimensionalità di queste travi, generando prima le travi di bordo e poi le travi dell'ossatura della struttura stessa, che ho ipotizzato in legno, e poi procedo con l'ottimizzazione con Galapagos, che è appunto un plugin in Grasshopper, dove in genoma ho messo l'x e y, che sono appunto quei due variabili che mi determinano l'andamento delle tracce delle travi, e in fitness la lunghezza totale della struttura che io voglio minimizzare. Quindi, con l'obiettivo di mantenere la forma che mi sono posto in partenza, voglio migliorare questa forma, voglio quindi un processo di form improving di questa forma, verso la generazione di una struttura minima, quindi una struttura con il minor impiego possibile di materiale.
ovviamente a livello insomma sempre abbastanza esemplificativo. In questo breve video faccio vedere come da una semplice insomma, applicazione si fa partire il generatore e attraverso una prima variazione di dati il generatore inizia a generare appunto delle soluzioni intermedie valutando poi i vari valori di x e y. Questa è, diciamo, una fotografia in un istante intermedio di lavoro dove chiaramente le soluzioni sono ancora non convergenti verso un obiettivo, verso una soluzione, diciamo, delimitata, una soluzione definitiva, cosa che invece si può osservare meglio dopo parecchie generazioni, quando vediamo anche dal punto di vista grafico la nube di punti delle soluzioni che si addensa e quindi che converge verso una soluzione. E vediamo come anche i valori numerici convergono verso 720. Che è il valore appunto di ottimizzato poi in definitiva. Ovviamente poi la discretizzazione migliora nell'ambito dei centimetri, dei millimetri e così via, che da un punto di vista costruttivo poi risultano anche abbastanza, diciamo, indifferenti. E quindi alla fine vediamo come da una soluzione iniziale derivata da valori arbitrari posti in x e y si giunge poi a quella, diciamo, tra virgolette, ottimizzata, dove la struttura passa da 735 metri a 720, quindi una diminuzione di 15 metri totali. Ed infine qui vediamo delle viste, appunto sempre sul rhinoceros, di questa struttura, di questa ossatura di struttura che appunto ho generato, che poi costituirà l'ossatura di questa, diciamo, copertura che poi potrà essere, come dire, completata con delle parti sovrastanti. E queste appunto sono queste viste. E questa è la bibliografia, insomma. Grazie Grazie a voi. Michele. C'è Tania collegato? Allora, Michele, che avete appena sentito, si è laureato nella triennale Scienze dell'Architettura, inserendosi sulle tematiche che in qualche modo densamente e velocemente ho introdotto. E invece Sarania Gonzali, non so pronunciare il cognome. Forgive me if I cannot pronounce your No, surname. no worries. You can do by yourself. And lui si è laureato alla facoltà Alma Mater di Bologna, con, sotto la mia supervisione, quella del collega Nicolas Fantuzzi, che l'ha seguito in ingegneria dell'architettura. Quindi è una laurea magistrale. E attualmente ha vinto il concorso il nostro dottorato ed è dottorando del 37° ciclo. Please, Okay, Sarania. thank you very much. Yes. Good afternoon, everyone. Microphone. Yes. Microphone. Sentiamo. Can you hear me now? Sentiamo. Perfetto, si sente benissimo. Ok. A caso sì, no, vediamo. Non sto facendo la vita. No? Please, Sonia, speak Ok, now. Ah, can you hear me now? Ok. Perfect, thank you so much. Good afternoon, everyone. I'm here to present my master's thesis to you all. The topic is on computational morphogenesis of spatial structures by structural optimization using Feynman method and a genetic algorithm. Well, in computational morphogenesis, an architecture refers to many topics. But our main aim is to categorize different modeling approaches for exploring form finding that can be built from the use of numerical simulations based on algorithms and focus on computational design methods that incorporate structural considerations in very early stages of design process because structural behavior is most affected by its geometric form. So in general, geometry is the intersection of architecture and structure. So our motivation was to explore both architectural and structural design in very early stages of design process by computational design methods.
So an application of has been conceived by reference to the project Arm Ecological Island. As you can see here in the pictures, this project is completely redesigned with the aid of genetic algorithm and dynamic relaxation algorithm. Entertainment analysis is performed for each approach to verify and validate its structural capacity. So if the chosen design approach does not match the structural requirement, the exploratory process will start again. So basically we're trying to derive a form that wasn't drawn, but actually formed. Optimizations using algorithms. And we are not completely relied on algorithms. That's why we integrated fine entertainment analysis to evaluate structural performance. So here, however, we need CAD software to create meshes and curves. So here we used Rhinoceros, which is integrated with a programmable plugin called Grasshopper, where hence the optimization problem. And for fine entertainment analysis, we used RFM, global RFM, so which has common interface between Rhinoceros and RFM. And for conceptual design of this new structure was inspired by upcycling logo. And here you can see, first we have generated the outline of logo. And in NURBS curves, we have control points and degree. By manipulating the degree of curve and control points of the curve, and we have achieved this final shape. First design approach, we used genetic algorithm. So GA is defined as a search algorithm based on principles of natural selection. And it's one of the most effective method for arrangement of optimization problem. To arrange an optimization problem, first we have created NURB surface has been created by net of control points. As you can see here in the image, first we have created net of control points. And NURB surface has a rectangle typology in U and V direction. Here we have taken 4 in U direction, 1 in V direction, in total of 84 control points. And the vertical positions of these control points are assumed as design variables. And initially we assumed 15 centimeter thick reinforced concrete shell with branching support systems. As you can see here in this image, 4 corners, like 3 columns. And the total strain energy, that is the maximum vertical displacement of roof shape, has been considered as structural parameter to evaluate its local mechanical behavior. This is a design process. First, we need to determine design variables, in our case, G coordinates of control points, and we need to determine domain. Here we have given domain range of 2 meters to allow the software to find its form. And we have to determine the fitness function. Here we have given total strain energy. Use the algorithm to find its form. So this is the Grasshopper script. I quickly demonstrate how we have arranged the optimization problem here. First, we have taken points and we have deconstructed the points into X and Y and Z coordinates. We have fixed X and Y, but not Z because these are the design variables. And we have given a domain range of 2 meters here. And this is connected to the algorithm called Grasshopper. It's evolution solver based on genetic algorithm. So the algorithm will search for best outcome by manipulating the heights of G coordinates and to minimize the total strain energy. So when you manipulate the height of the G coordinates, we obtain a freeform surface. So finally, the roof shape has been optimized by means of GA. Evaluation of this results given by the software, does not match the structural requirements. Because as you can see here, this roof structure was quite inflated. I mean, edges were quite inflated, which is practically not possible to construct. So we decided to change the continuous shell into grid shell. So for this reason, we have chosen an anisotropic grid pattern that can be projected onto the surface. So we have obtained a grid shell, and we have transferred this grid shell into fine entertainment program. But unfortunately, the performance was not good enough, which withstand the load shading on the roof system. So this time we decided to change the design approach itself. So this time we used dynamic relaxation algorithm. DR is focused on finding a static equilibrium structure. This approach is completely similar to the traditional method of form finding, as we discussed before. It's like, for example, physical models made by Anthony Gaudi, Sergio Musumeci, and Ferrotto. Here in this approach, the boundary curves are manually described in CAD software. As you can see here, first we have fixed the surface was found through a network of springs in Kangaroo. Kangaroo is a physics engine in Grasshopper, which does surface relaxation like reverse hanging chain model. So first we obtain a form, we project a grid pattern onto the form, and finally we obtain a grid shell. So we transfer this grid shell into fine entertainment program and evaluate its structural capacity. If it doesn't match any structural capacity, we come again to the starting geometry and we modify, and the export process will start again. So many iterations and progressively changing the support systems and reducing their shape, the final desired efficiency is achieved with 6 support systems. As you can see here in images from left to right, the shape has been changed. How the
columns has been changed, how the base radius of the column has been changed. And we achieve this final shape here, six support systems. To analyze the complete model and evaluate its performance, we have transferred the CAD model into finite element model with 1768B measurements. And a pipe of 100 millimeter dia and 10 millimeter thick central cross section has been chosen for beams, and 2 millimeter thick reinforced roof has been chosen for roof cover. And finally, we perform the structural analysis. Finite element solver has given deformation of 167.4 millimeter for beams and 57.2 millimeter for surface, which is reasonable for this scale of structure. So finally, I conclude that integration of numerical simulations in early stages of design can allow us to solve and assist the decision making for structural design. So this is the final model we achieved through this computational design process, maintaining all structural requirements. By this, I conclude that integrating numerical simulations in early stages with structural optimization can improve our structural efficiency. Thank you so much. Thank you, Saranya. And now we can conclude the presentation of today. Possiamo concludere la presentazione di oggi. È ancora condiviso questo schermo? No. Non si rimette qua? Ah, hai ragione. Questo? Tieni ragione. Condividi schermo. Schermo. Okay. Il ecco, volevo mostrarvi che su questi temi abbiamo organizzato diverse conferenze, cioè il materiale, parte del materiale presentato in queste conferenze potete trovarlo sul mio sito. Il tema di queste conferenze, come vi dicevo fin dall'inizio, è On the Tectonics in Architecture Between Aesthetics and Ethics. Ci sono stati contributi di diversi relatori, oltre ai nostri naturalmente. Sono diverse edizioni, abbiamo iniziato nel 2010, qui vedete un'immagine dello stadio di Braga. Questo è l'architetto progettista dello stadio di Braga, che tra l'altro è un Pritzker Prize dell'architettura, è stato Pritzker Prize nel 2012, si chiama Suto de Moura. E questa è un'edizione della stessa conferenza nel 2013, poi ne abbiamo fatta un'altra nel 2016 e una, quella che io diciamo ricordo con maggiore piacere, è quella che abbiamo organizzato in questa sala, nell'Aula Magna d'Architettura. Ci sono stati più di 100 relatori e uno dei general lecturer era proprio Suto de Moura, che appunto è stato il progettista dello stadio di Braga, che venite qui rappresentato. C'è stato anche Paolo Desideri e tanti altri che hanno partecipato. Questa è un'edizione del 2019. Vi ringrazio per la pazienza, perdonatemi di essere uscita un pochino fuori dai tempi, però avevo piacere di mostrarvi anche i lavori dei ragazzi. Volevi aggiungere qualcosa? Beh, dunque, sicuramente abbiamo apprezzato la lezione e anche l'intervento dei due tesisti. Se mi permettete, per concretizzare i concetti che ha illustrato la professoressa Trovalusci, andate a vedere queste tre strutture, a parte la nuvola qui a Roma, andate a vedere la stazione di alta velocità a Fragola, guardate dopo un paio d'anni com'è. Esatto.
Andate a vedere la fiera di Fuxas a Rho. Andate a vedere la stazione AV, Alta Velocità Medio Padana, a Reggio Emilia. Dopo vedete i concetti di ottimizzazione, la forma, la distanza tra l'idea e la realizzazione. Grazie Grazie. a tutti e grazie Patrizia. Ci vediamo venerdì mattina alle 10. Addio. Patrizia, lo scappo che ho. Ciao Franco.